oppressione. Basta stupri, incesti e abusi. Le donne non sono proprietà di nessuno. Oggi è il 14 febbraio, siamo qui in Piazza dei Martiri con Francesca Quaglia dell'associazione Belluna Donna, che hanno aderito all'iniziativa One Billion Rising, mobilitazione internazionale contro la violenza sulle donne. Francesca, cosa significa e da cosa nasce questa giornata mondiale? Beh, è un'azione globale che è stata ideata dalla scrittrice dei monologhi della vagina, l'Associazione Nazionale Dire Contro la Violenza, e noi come Associazione Belluna Donna abbiamo deciso di partecipare perché diciamo lo slogan è: un miliardo di donne che subiscono violenza sono un'atrocità, un miliardo di donne che danzano sono una rivoluzione. In più una delle socie dell'Associazione Belluna Donna e un'altra signora di cui in questo momento non ricordo il nome, Sandra, hanno coinvolto le ragazze dell'Istituto Reiner per fare questo balletto in piazza che hanno studiato a lungo per riuscire a imparare la coreografia. Abbiamo quindi deciso di sostenerle anche perché ragazze così giovani che mostrano tutta questa forza in una piazza, secondo noi era un messaggio molto forte da dare alle vittime di violenza che ad oggi non sono ancora riuscite a spezzare le catene della violenza. Francesca, secondo te cos'è che si può fare a livello culturale per far sì che l'atteggiamento contro l'universo femminile cambi? Questa è una domanda difficile, nel senso che bisogna iniziare perché cambi, devono cambiare gli atteggiamenti delle istituzioni, deve cambiare l'atteggiamento della politica, deve cambiare la mentalità delle persone, quindi bisogna cominciare a fare in modo che uomini e donne siano considerate innanzitutto persone e non appartenenti a un genere diverso, uno più forte e l'altro più debole. Per prevenire la violenza, quindi agire prima e quindi fare in modo che l'Associazione Belluna Donna non esista più, bisognerebbe incominciare a insegnare ai più piccoli che prima di ogni altra cosa c'è una persona. A livello locale con Belluna Donna cosa fate? E chi avesse purtroppo bisogno, a chi si deve rivolgere e chi deve contattare? L'associazione è attiva dal 2003 con un centro antiviolenza che risponde al numero 0437 98 15 77 il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19. Qualsiasi donna che stia subendo o abbia subito violenza può contattarci telefonicamente, troverà delle operatrici formate a fornirgli delle risposte e un aiuto concreto per uscire dalla violenza. Da allora ad oggi abbiamo fatto diverse cose, quindi abbiamo aperto un centro, abbiamo aperto una casa rifugio, attualmente la casa rifugio non è aperta perché da un anno è andata distrutta, ma stiamo impegnandoci perché questo sia nuovamente possibile. Abbiamo una casa di secondo livello che può ospitare donne che non subiscono stalking o persecuzione, ancora attiva nel nostro territorio, che permette alle donne di essere ospitate per un anno e quindi hanno il tempo di ricostruire e riprogettare la loro vita. Facciamo seminari, corsi di formazione, tutto quello che è possibile per appunto ottenere un cambiamento culturale, come dicevo tu prima. Ok, grazie Francesca, da Belluno Più è tutto.